La Macomerese vince il ritorno della semifinale di Coppa Italia, ma a qualificarsi il Bosa grazie al 2-0 della gara di andata. La squadra di Cuscusa ha segnato nel primo tempo con Cesari, ma non è riuscita a completare la rimonta. In finale la formazione della Planargia troverà il Carbonia, che ha eliminato l'Orrolese. Macomerese in campo con Secchi, Pes, Scarfò, Tullio Ledda, Ciardiello, Luggiu, Dettori, Cesari, Sanna, Di Angelo e Mureddu. Senza i fratelli Tole e Roberto Carboni, il Bosa schiera Pietro Muritu, Giovanni Muritu, Fiorini, Mattiello, Martino Ledda, Frigau, Mastino, Pischedda, Nino Pinna, Ferdinando Pinna e Leonardo Ledda. Arbitra Andrea Pani della sezione di Sassari, assistenti Giuseppe Luzzone e Carlo Sanna della sezione di Ozieri. Prima della gara, un minuto di silenzio per il piccolo Luca Pusceddu, morto in campo alcuni giorni fa. Sugli spalti dello Scalarba, folta rappresentanza dei tifosi ospiti, nei locali giocano i bosani Ledda, Ruggiu, Cesari, Moino e Di Angelo. La Macomerese parte subito in avanti con le discese di Scarfò, che scalda il sinistro. I padroni di casa ci provano anche sulle palle inattive, ma Moritu è attento in uscita. Luca Di Angelo è il giocatore più pericoloso, qui mette dentro un pallone per Sanna, che non riesce a tenerla bassa. I ragazzi di Cuscusa ci provano anche con gli scambi veloci, la mira è precisa. Il gol che sblocca la gara al 25esimo, solita accelerazione di Di Angelo che pesca Cesari. Per il giocatore bosano il gol dell'1-0 ha un sapore speciale. Lo stesso numero 8 di casa ci prova su calcio piazzato, ma il muro ospite funziona. La Macomerese aumenta la pressione sfruttando anche i movimenti in avanti. La difesa del Bosa balla ma riesce a evitare il secondo gol. Sul finire del primo tempo il Bosa esce dal guscio e ha un'occasione clamorosa per pareggiare. Dopo uno scontro tra Ciardiello e Frigau, Ferdinando Pinna serve Nino Pinna, ma il centravanti calcia sul portiere un rigore in movimento. Scampato il pericolo nella ripresa, la Macomerese insiste ma fatica a essere incisiva. Nel Bosa Massetti al posto di Ledda, poco dopo fa la rileva Mastino. L'11 di Carboni cerca di alleggerire la pressione senza creare molto, mentre la Macomerese si affida alle scorribande di Dettori. Al 65esimo brutto scontro tra Ciardiello e Frigau, ad avere la peggio il Bosano che deve lasciare il campo sostituito da Cabula. Il solito Di Angelo prova a accendere la luce al 72esimo ma non inquadra la porta. Azione rugbistica al 77esimo ma sulla giocata di Sanna e Cesari, per Dettori Moritu decisivo. All'81esimo sul rinvio di Secchi nasce una palla a gol, Dettori allunga per Sanna che in corsa calcia alto. La Macomerese ci crede ancora, il solito Di Angelo per Dettori che mette dentro. Sanna non riesce a concludere, chiuso da Ferdinando Pinna, in ripiegamento. Cuscusa si gioca anche le carte Santoro e Muino per Luggiu e Sanna. L'occasione più nitida al Bosa capita all'85esimo, quando Nino Pinna serve in profondità Ferdinando Pinna, per evidenziare il salvataggio di Tullio Ledda. Nei minuti finali Cuscusa inserisce anche Uras per Cesari. Sull'altro fronte Nino Pinna tenta la soluzione da lontano per impensierire Secchi. Viene espulso per proteste Renzo Puggioni dalla panchina ospite. L'ultimo assalto non cambia il risultato. La Macomerese vince 1-0 ma non basta per andare in finale. Scalarba la festa è tutta rosso-blu. In attesa della finale con i Carboni, il Bosa tutto fatto in casa continua a sognare.